Soprattutto l'obiettivo era non arrivare demoralizzate alla partita di domenica. Ti chiedo se a tuo avviso siamo riusciti in questo intento. Beh, hai fatto una premessa correttissima, perché qui noi abbiamo perso oggi una partita, ma sappiamo con chi abbiamo perso almeno. L'obiettivo che avevo chiesto di raggiungere a noi come gruppo era quello di non smarrirci di fronte alle difficoltà. C'è stato un primo momento in cui siamo andati 6-7-0 e lì potevamo anche veramente cedere mentalmente, invece le ragazze a cui ho già fatto i complimenti fra primo e secondo tempo hanno reagito, sono rimaste in partita, non hanno mai abbassato la testa. Certo, hanno avuto delle difficoltà contro la Francia, soprattutto in attacco, ma questo lo hanno tutte le squadre del mondo. Io penso che oggi sia da ammirare come hanno lavorato in difesa, come si sono sacrificate, come sono passate sopra gli errori, nonostante abbiamo dimostrato ancora poca pericolosità in attacco contro la Francia. Ma credo che quello che volevamo era migliorare rispetto alla partita scorsa in Francia. Quello che volevamo era rimediare a ogni errore che abbiamo fatto, ci abbiamo provato. Volevamo prendere meno gol, l'abbiamo fatto. Volevamo perdere meno palloni, l'abbiamo fatto. E quindi questo è quello che io potevo chiedere responsabilmente alla squadra, e le ragazze con responsabilità lo hanno eseguito. Coltello tra i denti, domenica si va a Lubiana. E io penso che la mentalità, ho sentito anche le ragazze nelle interviste per i social, lo sanno che possiamo andarcela a giocare. Non è una partita assolutamente nel nostro pronostico, nessuno nel mondo ci darebbe favoriti, ma noi sappiamo che possiamo stare vicino alla Slovenia, e noi abbiamo fame, e la Slovenia è già satolla probabilmente, anche se sta preparando le qualificazioni olimpiche. Io credo che con questa mentalità limando qualcosa, inserendo anche Beverly Neguerrua insieme a tutte le altre, perché è arrivata in sostituzione della sorella, possiamo avere una possibilità di giocarcela, e questo è quello che vogliamo. We'll be right back.